ma riguardo alla corruzione, davvero l'ho detto questa mattina in Senato e lo ripeto ancora oggi, è inutile parlare di dati, perché la corruzione in Italia non necessita di essere raccontata. La corruzione in Italia si vede ad occhio nudo, si vede ogni volta, si vede ogni volta in cui dopo un terremoto crolla una scuola o un ospedale, e dietro quel crollo non c'è soltanto la calamità naturale, ma molto spesso si scopre che c'è una mazzetta che ha dovuto creare una situazione di risparmio sul materiale utilizzato. Ogni volta... Per favore, silenzio, silenzio, facciamo concludere... Silenzio, Scalfarotto, Giacomelli, Serracchiani. Ogni volta, ogni volta. Deputato Cascella, per favore. Napoli, Napoli, deputato Napoli, per favore al suo posto. Deputati, deputati, dobbiamo far concludere. Deputato Napoli, scusate. Deputato Napoli. Andiamo avanti. Bartolozzi, Bartolozzi. Ci saranno. Deputato Napoli, vada al suo posto. Deputato Napoli, vada al suo posto. Deputato Napoli, devi andare al suo posto. Ogni volta. Deputato Napoli, è un primo richiamo formale. Lei da ministro ed è rappresentante della più grande istituzione, perché lei è il guardasigilli, è il mio ministro, è il nostro ministro. Lei si deve pubblicamente scusare perché lei ha tacciato i cittadini italiani di essere dei corrotti. Si vergogni, si vergogni, chiaro? Si vergogni, si vergogni. Allora, concluda. No. Lei si deve